Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack. Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, il grande programma sull'arte dove tutti, ma proprio tutti, possono diventare dei grandi artisti. E allora andiamo subito all'attacco. Sentite, anche a voi spesso dicono che avete la testa tra le nuvole, magari state lì tutto il giorno ad occhi aperti a fantasticare. Beh, questo a volte lo dicono anche a me. E quindi stavo pensando, ma quanto sarebbe bello avere un posto tutto nostro avvolto dalle nuvole. E poi, chissà come sarebbe, magari come questo, il nostro personalissimo paese della fantasia immerso nelle nuvole, con tanto di castello incantato, scalinata magica e tutto avvolto da impalpabili nuvolette soffici. Che meraviglia! Ma che dite, ne volete fare uno anche voi? E allora venite, vi faccio vedere come farlo. Allora, per fare il nostro regno tra le nuvole dobbiamo innanzitutto disegnare su un pezzo di cartone la sagoma di una nuvola e quindi ritagliarla perché sia più o meno come questa. Per fare il castello incantato invece abbiamo bisogno di un po' di cartoncino sottile bianco oppure della carta spessa sempre bianca per costruire tutti i vari elementi dell'edificio. Per questo che è l'edificio principale ci serve una striscia di cartoncino sulla quale abbiamo già ritagliato la merlatura, vedete, lungo uno dei bordi. Ecco, così. Ora dobbiamo trasformare questo foglio in quattro mura. Vediamo come si fa. La maniera più semplice per farlo è di piegare questo foglio a metà, riaprirlo e ripiegare di nuovo a metà ciascuno dei due lembi in questo modo. Ecco che avrete creato le quattro mura perimetrali del castello. Per unirle insieme, un altro ottimo metodo è quello di riaprire il foglio e applicare una striscia di nastro adesivo all'interno di uno dei due bordi esterni e ripiegare questo lembo verso il centro. Poi ripiegate l'altro lembo esterno in modo che si congiunga con quello che è il nastro adesivo e incollatelo. In questo modo, quando mettete in piedi l'edificio, il nastro adesivo non si vedrà perché sarà all'interno. Fatto l'edificio principale, lo fissiamo alla nuvola di cartone che è la nostra base, sempre con del nastro adesivo, e avremo qualcosa di simile a questo. Ora, per realizzare le torri, dobbiamo costruire tre tubi. Arrotoliamo dei fogli di cartoncino e li chiudiamo con della colla o con del nastro adesivo per creare un primo tubo più alto, il secondo più basso e il terzo ancora più piccolo. Anche per realizzare questi tetti a punta sopra le torri è molto facile. Basta ritagliare dei semicerchi dai fogli di cartoncino e ripiegarli. Ma ecco un consiglio per facilitarvi ancora di più il lavoro. Guardate un po'. Per realizzare i semicerchi tracciate il contorno di un piatto sul cartoncino. Ritagliate il cerchio e poi tagliatelo esattamente a metà. Ripiegate questa metà su se stessa, partendo da uno degli angoli, per creare una forma a cono. Allargate o stringete i vostri coni per aggiustarli bene sopra le torri e quando siete soddisfatti chiudeteli con il nastro adesivo. Per attaccarli alle torri passate un po' di colla vinilica lungo il bordo superiore della torre. Metteteci sopra il tetto e tenetelo in questa posizione finché la colla non farà presa. Facciamo tutte le torri nello stesso modo, qui ce ne sono tre, ma voi potete farne anche molte di più. E poi le fissiamo con la colla o col nastro adesivo all'edificio principale, come è stato fatto con questo. Abbiamo le mura del castello, ma la nostra nuvola è ancora un po' troppo piatta, mentre noi desideriamo che sia vaporosa e soprattutto in tre dimensioni. Per farlo facilmente non c'è niente di meglio che dell'ovatta. Possiamo strappare dei piccoli batuffoli da una confezione intera in questo modo, oppure usare quei batuffoli tondi che si comprano già fatti, come questi. Ed ecco qui come creare la nostra nuvola. Spennellate un po' di colla vinilica sulla base di cartone che circonda il vostro castello. Incollateci sopra i batuffoli di ovatta. Aumentate il volume e l'altezza della vostra nuvola aggiungendogli sopra dell'altra colla e degli altri batuffoli.
Appena avremo finito di aggiungere i batuffoli alla nostra nuvola, il nostro castello dovrebbe assomigliare a questo. E per rendere il nostro regno incantato ancora più vaporoso, possiamo anche incollare dei batuffoli sotto la base. Beh, ora sì che sembra una nuvola vera, non trovate? Ora però passiamo ai dettagli. Dunque, per fare la scalinata magica, basta ripiegare a fisarmonica una striscia di cartoncino come questa, vedete? E poi incollarla nel punto del castello che ci piace di più. Io, ad esempio, ho deciso di metterla qui. Ma continuiamo anche ad aggiungere altri dettagli, come ad esempio questo portone, poi delle finestre e anche della porporina sui tetti. Ah, a proposito, se aggiungete della porporina al vostro castello, non preoccupatevi se qualche granellino va a finire sui batuffoli d'ovatta. È normale, anzi, renderà la vostra nuvola ancora più magica e luminescente. Beh, io lo trovo davvero fantastico. Potrei dire che è un castello meraviglioso. Ora non ci resta che attaccargli un filo di cotone, un nastro o uno spago e chiedere a qualcuno di appenderlo per noi al soffitto. Ed eccolo qui, il nostro regno della fantasia che fluttua leggero in mezzo alle nuvole. Semplicissimo e bellissimo, no? Ma visto che questo è il regno della fantasia, possiamo sbizzarrirci e usare cartoncino e ovatta di tanti colori diversi per creare tanti tipi di castelli diversi. Guardate questo, un castello di mille colori sopra una nuvola di mille colori. Ha anche una scalinata circolare. Oppure questo, un castello dell'orrore sospeso sopra una nuvola tempestosa. Beh, insomma ragazzi, provateci anche voi, createvi il vostro personalissimo regno della fantasia sospeso tra le nuvole. Oh, ma che attacco d'arte da sogno, incantevole! Ciao ciao, sono sempre io, il vostro capo. Dunque, se volete farvi anche voi un castello tra le nuvole, ritagliate la sagoma di una nuvola da un pezzo di cartone. Poi prendete una striscia di cartoncino bianco o di carta spessa con dei bastioni ritagliati in alto. Ripiegatelo nella forma di una scatola e incollatelo sulla nuvola. Realizzate tre tubi di carta di altezze diverse per fare le torri. Per i tetti a punta, ricavate dei coni da dei semicerchi di carta e incollateli in cima a ciascuna torre. Appena avrete incollato tra loro tutti i vari elementi del vostro castello, realizzate la nuvola usando dei batuffoli di ovatta. Aggiungete dei dettagli finali come la porporina sulle torri, disegnate le porte, le finestre e una scalinata per creare un meraviglioso effetto fantastico! Ma chi l'avrebbe mai detto che un po' di carta e dei batuffoli potessero evocare una creazione così fatata? Abracadabra! Non è una novità che il nostro amico Neil, il grande artista, riesca a trasformare qualunque problema che gli capiti in un'occasione per creare un'opera d'arte. Allora, eccovi subito un esempio. L'altro giorno era andato a vedere uno spettacolo di burattini, ma il burattinaio si stava prendendo la sua meritata pausa per il pranzo. Neil però non si è perso d'animo e anziché aspettare per godersi lo spettacolo, ha deciso di realizzarne uno tutto suo. Cercate di capire che disegno sta facendo, ma soprattutto a che cosa gli serviranno queste quattro assi di legno. Vai Neil, inizia lo spettacolo!
Fenomenale, un attacco d'arte alla grande davvero incredibile. Già, ma siete riusciti a scoprire dove ha piazzato queste? Allora, rivediamolo. Ecco Neil, mentre le trasporta, le appoggia a terra. E che cosa ne ha fatto? Vediamo un po'. Ma certo, le ha usate per creare i bastoni incrociati che servono a muovere i burattini. Che dite, lo dico? Ma sì, geniale, no? Guardate qui, ecco uno schizzo molto veloce di un paesaggio fatto con le matite colorate. Ma queste matite non sono come tutte le altre, sono delle matite idrosolubili, il che vuol dire che si sciolgono al contatto con l'acqua e quindi possiamo non solo disegnarci, ma anche dipingerci. Guardate! Con l'aiuto di un pennello pulito aggiungete un po' d'acqua ai tratti fatti a matita e questi, come per incanto, si trasformeranno in acquarelli. Creano uno splendido effetto. Sembra sul serio una magia. E sotto i vostri occhi, quello che prima era un disegno, ora è diventato un quadro. Ma queste matite non sono eccezionali solo per realizzare dei dipinti. Appena il nostro quadro sarà asciutto, possiamo riutilizzarle per aggiungere dei dettagli o qualche particolare in più. Guardate! Queste matite idrosolubili sono ottime anche per mischiare e unire insieme i colori. Adesso disegnate i dettagli sul vostro quadro. I pantaloni, poi la maglietta rossa. Con queste matite potete anche mettere un colore sopra l'altro, vedete? Le tonalità sono molto forti e ricche, anche quando si tratta dei colori più chiari, il che significa che sono ottime per aggiungere i dettagli. E poi potete anche decidere di fare un quadro per metà dipinto e per metà disegnato solo usando queste matite. Fantastiche! Guardate come è venuto bene il disegno quadro, o quadro disegno che dir si voglia. Io le adoro, ti permettono davvero di scatenare la fantasia. Insomma ragazzi, provateci anche voi, dipingete con le matite e naturalmente con quelle idrosolubili. Oh, questa è magia pura! Trasformare dei tratti a matita in un dipinto usando le matite acquarellabili. Ehi, anch'io ho fatto un dipinto con la matita l'altro giorno e sono estremamente orgoglioso della mia opera. Vi va di vederla? Un dipinto con la matita. Ho dipinto una matita. Ah, ragazzi, adesso sì che ci divertiamo. Realizziamo un attacco d'arte eccezionale per fare degli scherzi agli amici. Occhio, eh? Sì, stavolta ci vuole proprio occhio, anzi due, e anche molto grandi. Tra poco capirete che cosa voglio dire. Nel frattempo, procuriamoci un grosso pezzo di cartone ondulato e appoggiamoci sopra due piattini di carta. In mezzo ai due piattini lasciamo uno spazio di circa 10 cm, come vedete qui. Tracciate il contorno dei due piatti e poi conservateli da una parte. Stiamo facendo tutto questo perché vogliamo trasformare questi due cerchi in un enorme paio di occhiali e i due contorni ci servono da guida. Guardate! Disegnate un secondo cerchio all'interno dei contorni a circa 1 o 2 cm dal bordo. Non c'è bisogno che siano dei cerchi perfetti, cercate di farli come vi vengono meglio. Poi tracciate un altro cerchio all'esterno dei contorni, anche stavolta alla distanza di 1 o 2 cm.
Fatto questo, unite i due cerchi esterni con un piccolo ponte, in questo modo. Ora ritagliate il cartone qui intorno e anche dentro i cerchi. Appena avremo eliminato il cartone in più, il risultato sarà una sagoma come questa. Insomma, un gigantesco paio di occhiali. Ed ecco qui che tornano alla ribalta i due piattini di carta di prima. Vi ricordate? Che cosa dobbiamo farne? Molto semplice. Dobbiamo appoggiarli, con il lato superiore rivolto verso di noi dentro gli occhiali, e fissarli così con molto nastro adesivo, in modo da ottenere, guardate, una cosa come questa. Beh, già così direi che sono uno spasso. Sì, lo so, so già che cosa state pensando. State pensando, Giovanni, è una stupidaggine, non sarai mai in grado di vedere con degli occhiali così. È qui che vi volevo. Vi sbagliate, perché guardate attentamente, qui, proprio all'altezza dei miei occhi, ci sono un paio di forellini e infatti io vi vedo perfettamente. Già, mi direte, ma come si fa a metterli nella posizione giusta? Molto semplice, dobbiamo prendere in un certo senso la misura dei nostri occhi. E allora chiudiamo gli occhi per evitare magari di farci male e riportiamo questa distanza esattamente sugli occhiali. Poi con una matita molto appuntita pratichiamo due forellini. Mi raccomando, appoggiamo sotto una pallina di plastilina per evitare di bucare il tavolo, ve lo dico sempre. Bene, ora siamo pronti per disegnare due occhi giganti su questi piatti di carta. Guardate! Disegnate un'iride e poi una pupilla con un piccolo cerchietto che rappresenti il riflesso della luce. E fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Poi dipingete occhi e occhiali usando delle tempere o dei colori acrilici. Il colore degli occhi lo scegliete voi. Questi per esempio sono blu, con delle striature di diverse tonalità. La pupilla sarà sempre nera e il riflesso della luce deve rimanere bianco. Appena avremo dipinto tutto, anche la montatura degli occhiali e la pittura sarà asciutta, dovremo avere una cosa come questa. Io li trovo assolutamente assurdi, ragazzi. Però per poterli indossare dobbiamo ritagliare una sottile striscia di cartoncino, un nastro o uno spago, insomma qualcosa da mettere intorno alla testa, vedete, in questo modo. Ecco, questa è proprio la misura giusta per me. Adesso vediamo però come attaccarla sugli occhiali. Guardate! Posizionate la striscia sul retro degli occhiali, in modo che le due estremità si trovino più o meno nel centro dei due piatti. Incollate la prima estremità con il nastro adesivo. Prima di attaccare l'altra estremità, potete anche provarla sulla testa, per trovare il punto giusto di fissaggio della seconda. E poi incollate anche questa. Ed ecco che avete una fascia per indossare gli occhiali. Bene, adesso abbiamo così un paio di occhi pazzeschi pronti da indossare. E avete visto come si infilano bene intorno alla testa? Guardate un po', a questo punto siamo pronti per fare mille scherzi. Ma secondo me la cosa più divertente è inventarsene di tanti tipi diversi, anche, perché no, da regalare ai vostri amici. Allora guardate, ho preparato altri esempi, questi sono davvero molto belli. Vi piace questa montatura multicolore? Poi che ne dite di queste ciglione lunghissime? Oppure guardate questi altri, questi sono da mezzo addormentato, no? Con gli occhi arrossati, insomma uno che... Ho un sonno pazzesco! Aspettate, voglio farvi vedere l'ultimo paio. Che ne dite? Guardate un po', sono luccicanti e sono perfetti per una festa in maschera. Beh, insomma ragazzi, ritorno ad essere Giovanni con degli occhiali normali, e cioè i miei. Provateci anche voi però e divertitevi insieme ai vostri amici realizzando degli occhi pazzi. Appuntamento con Art Attack alla prossima puntata, naturalmente qui con Giovanni, qui ad Art Attack. Ciao!